Cominciati ottimamente per l'Italia i giochi della 17ª Olimpiade. Nella 100 km a squadra e su strada, gli azzurri si impongono facilmente quanto poderosamente ai tedeschi e ai russi, vincendo in maniera che non ammette dubbi. Partiti fortissimi al via gli italiani Bailetti, Cogliati, Fornani, Trapè hanno progredito inesorabilmente, lasciando alle spalle i pur forti germanici e i russi, felici in fondo della loro prima medaglia di bronzo. Seconda medaglia d'oro con il Gagliardo Gagliardoni dalla potenza esplosiva, terzo lauro olimpico nelle velocità tandem. Anche questa volta secondi sono i tedeschi, terzi al solito i corridori dell'Unione Sovietica.